Una diffida indirizzata al comune dell'Aquila per chiedere l'immediata rimozione delle 7 statue mariane dell'artista aquilano Walter Di Carlo, posizionate lungo il sentiero di Madonna Fore. A presentarla, corredata da una 30 di firme, alle quali però se ne stanno aggiungendo altre, saputo dell'iniziativa, l'avvocato Fausto Corti, ex presidente della sezione aquilana d'Italia Nostra, che in conferenza stampa, assieme a Giovanni Cialone, Luca Di Innocenzo e Antonio Porto, ha spiegato le motivazioni. Le statue in questione, innanzitutto detto, sono state donate all'amministrazione dell'Arte Confraternita di Maria dell'Addolorata. Per l'avvocato Corti, molto semplicemente, le statue sono abusive dal punto di vista edilizio. Alla delibera di giunta non è seguita, hanno detto i presenti, nessuna autorizzazione e sono stati fatti anche degli sbancamenti di terreno. Lo spunto è stato il fatto che la collocazione delle statue non sembra legittima, perché lì è stato fatto tutto sulla base di una delibera di giunta che ha autorizzato quest'arci confraternita a collocare le statue su quello che è un suolo che a noi risulta essere di uso civico. In realtà lì ci sarebbe voluta un titolo edilizio che non poteva essere rilasciato perché l'arci confraternita non è del proprietario del terreno, ci sarebbe voluto una variante al piano regolatore perché il suolo non consente la realizzazione di questi manufatti ma è a destinazione agricola. Sicché, a nostro parere, la collocazione delle statue è semplicemente un'opera abusiva. Quello che però a noi ci interessa è prendere spunto da questa cosa, da questo intervento, per avviare, si spera, un ragionamento su quello che è stato la storia artistica e culturale di questa città, perché è un dato di fatto che in 9 anni di post-sisma, in cui si sarebbe potuto fare di tutto, in questa città l'unico intervento artistico, l'unico e gli unici interventi artistici che sono stati eseguiti sono riconducibili soltanto all'autore delle statue di argomento mariano che sono state collocate lungo la strada della Madonna Fora. E tutto questo senza alcun tipo di riflessione sul se questo tipo di intervento sia compatibile con una città che si proclama città d'arte e di cultura.